benvenuti al Terrazzo Wine di Caffè. La degustazione di questa sera sarà a base di sushi. Presentiamo i piatti della serata. Allora, il sushi con il salmone e i gamberi, che andrà abbinato al vino Unique. Si chiama così perché è uno dei pochi vini fatti di Lambrusco in metodo classico. Quindi abbiamo un vino che non si presta a questa lavorazione, ma fatto con la lavorazione del metodo classico, quindi con la stessa metodo che si usa per i franciacorti. Il secondo piatto è l'uromaki, fatto con il granchio, con la polpa di granchio, con l'avocado e con le verdure. Il terzo piatto della serata, il futomaki, fatto con le verdure, tonno cetriolo e avocado. Questo è il primo vino, Unique. Allora, è un metodo classico, quindi fermentazione di bottiglia, è fatto solo di Lambrusco Marani, quindi 100% Lambrusco, e rimane in bottiglia per circa tra i 24 e i 28 mesi, poi viene sboccato ed è messo in vendita. Il secondo vino è sempre un rosé, sempre a metodo classico, e qui siamo in Alsazia. Allora, il terzo vino è uno champagne, qui siamo nella zona dello champagne ovviamente. Questo è un 100% Chardonnay di varie annate, una cuvée, dentro c'è l'anno 2004, 2005, 2006, 2007. E viene assemblato in percentuali diverse delle varie annate, viene messo in bottiglia, è stato messo in bottiglia nel 2008 ed è stato sboccato nel 2014, ha fatto 72 mesi sui lieti. L'ultimo vino, il quarto, qui siamo in Piemonte, siamo nella zona dell'Alta Langa, e il vino è sempre un metodo classico ed è fatto solo di pino nero, vinificato, un bianco con questo, e questa è una particolarità, una parte del vino, la prima fermentazione la fa in botte, poi viene assemblato e fa il rimanente di fermentazione in bottiglia.